l'angoscia adesso. Come stai con l'angoscia? Sì, ma ho messo angoscia alla fine. Sì, ma no, dai, no, aspetta, partiamo dal principio perché sennò fa un casino. Allora, ti dico, la puntata scorsa è stata bella, mi è piaciuta per tutto, per carità, l'inserimento di Amadeus, tutto quanto. Ma quanto, cioè, non lo so, visto io ho preso l'app, no, ho scaricato l'app. A me mi sembra come di vedere l'app quando vedo lei che parla qua. Cioè, funziona male. Aspetta, l'applicazione funziona col sedere, lo lasciamo Sì. perdere, vabbè. Però, cioè, fate capire, veramente, non lo so, mi piace troppo, visto che il bello che lei visita i posti e c'ha quella reazione strana. Non lo so, è bellissimo. Poi a me fa una tenerezza lui, sta illude troppo. No, mamma mia, oh, cioè, quando quel momento diciamo la stavamo a sponsecchiamo questo, no? Mamma mia. Cioè, pareva proprio vero. Sì, poi visto Cioè. che dice, Tina, Tina, visto quando dice, lui dice Cristina, lei, non lo so, mi dispiace troppo. No, aspetta, allora io te lo dico, il miglior personaggio fino ad ora è il professore, là, quello là biondo, lì, No, Skinner, là. fantastico, Cioè, no, fantastico. allora, è carismatico un macello, poi si mette, cioè, non fa detto, ha detto di cosa, la cosa, di un Ushibara che... Quella, soprattutto quella ragazza è bellissima. No, soprattutto quella ragazza è sexy. sì, è un ragazzo. E poi tranquillo, non è che c'è avuta Ma reazione. poi dopo, sì, è un ragazzo. No, non, è come mi hanno detto, cioè, Steins;Gate ti fa ridere e te fa deprimere allo stesso tempo. Proprio un misto di cose. Vero. È No, perché spettacolare. quando ho curioso prima ha spiazzato Aokabe. Oddio, aspetta, ricordati, Quando tante emozioni. ho detto che praticamente lui per sbaglio ha lasciato la chiamata accesa e quando aveva lasciato la chiamata accesa lui stava tipo su una festa, non lo so. Ah, sì, che gli dice che alla fine lui, perché lui non vuole stare con nessun'altra, cioè, si è capito, comunque, anche se lui, perché comunque il cesso non è lui, però se gli fanno delle avance lui rifiuta, da quello che ho capito. Rifiuta per lei, cioè no, pure purello. No, sul personale, quando vedo sto personaggio, porca miseria, mi fa troppo. Comunque, bella puntata in generale. Poi mi è piaciuto anche il pezzo dove tipo cosa là, come si chiama? È bello anche far vedere questo fatto di Suzua, che comunque qualsiasi cosa, lei gli piace subito il panico. Qualsiasi cosa, il rumore strano sente quando sente il silenzio, visto ad esempio i momenti di silenzio e vede che c'è sta qualcosa che non va, gli piace. Sì. Subito il panico, gli piace un po' addosso alla madre, la voleva colpire. Poraccia. Sì, quella l'ha fatta aperta, nel Natale. Cioè, però per farti capire, è bello pure per questo. Cioè, te lo dico, Steins Gate, cioè, molti personaggi stereotipati, vedi cosa, Ferris è proprio uno stereotipo della cosa, la gattina là. Sì. Però non lo so, stanno bene in questo anime, pure se ci stanno gli stereotipi, ne escono fuori bene, tutti quanti, mi piacciono. Sì, spero. Molti anime invece visto sono quel tipo che dopo un po' di vedici che palle, cioè sempre la roba. No, invece questo no, mi piace un sacco. È quello il bello secondo me di Steins Gate, che ti fa piacere pure degli stereotipi. O non tanto, cioè aspetta, poi ci sta quella la tipetta, la pappetta Mao. Quello pure, io me l'aspettavo diversamente come personaggio, più avanti, più diverso da come me lo immaginavo io. Io me lo immaginavo tipo che era una poco, cioè diciamo quella, che so, la tappettina lì che se gli rispondi male ti parte in quarta, ti incomincia a trattare male. Invece sì, ecco, un po' ti tratta male, però è anche tanto, diciamo, si vergogna un sacco anche. Cioè. Poi il professore che la costringe a fare cose. È lei che gli dice, lo sto fa contro voglia. Cioè, bellissimo, quel personaggio pure è caruccio un sacco, cioè sono altro due personaggi belli. Mo sono un po' anonime ancora le amiche di cosa, vabbè, come si chiama? Di Mayuri, là, le amiche di Mayuri, no? Sono un po' anonime ancora, forse ci sarà il tempo, perché comunque da quello che, cioè, io ho visto delle bozze, no? E a me sembravano un po' importanti comunque, cioè, non tanto, Però non lo so, anche c'è stato un Vabbè, flashback, forse come qualcosa di personale, se cioè, me te posso dire qualcosa, forse c'entreranno con la Sì, storia perché. ma tipo ho visto cioè, Nae, la figlia di Brown, lei è molto secondaria, può darsi, loro pure faranno da contorno come lei.
anche se nella visual novel, vabbè, è più approfondita anche lei. Però vabbè, qua non può lasciare in disparte, comunque già ci stanno personaggi da approfondire. Quindi. Io so avuto però, mi sono formato praticamente il capo del gruppo di Steins Gate, no? Il capo, diciamo, del gruppo di Steins Gate, mi ha detto che l'anime sta procedendo su una linea, cioè su una direzione particolare, cioè è un po' strano come sta procedendo. Perché cioè, lui cioè, non mi ha spoilerato, però mi ha detto che sta scena qua del Natale, no? È su una linea. Devono raccontarla molto più avanti, tipo, non ho capito bene, cioè non mi sono andato a spoilerare, ho detto, ma solo detto che è strano che stanno a procedere così. Per esempio hanno visto c'è questa cosa là che Suzuka ha detto, la prima cosa che dovremmo ritrovare è questo cioè, il coso, la lupa verde là, la crocchetta là. Io so Non ho che capito, è. non lo so, non lo so. E quella ragazzina, a me pare Kurisu, a me pare Kurisu, cioè. Però da quello che ho visto non si chiama Kurisu lei, cioè non si chiama Makise Kurisu, boh, non lo so, è uguale a lei. Cioè vabbè, s'assomigliano un po' tutte le femmine in questo anime, però vabbè. Cioè, però pare lei, c'ha pure quella frangetta strana, là. Cioè sono tagliata, però mi assomiglia troppo. Kurisu piccola mi sembra. Boh. Boh. Guarda, è presto per fare supposizioni secondo me comunque. È presto per fare supposizioni. Ancora Sì, stiamo questo è adesso. vero perché già abbiamo solamente visto, né che abbiamo. Io non so che Cioè, dirti. non. Cioè, è come se facciamo teorie, forse potremmo pure sbagliare, capito? Sbagliamo sicuro. Cioè io ho pensato, no, che Amadeus rovinerà, cioè creerà Amadeus la terza guerra mondiale in qualche modo. Kurisu, forse che ne so, può darsi che alla fine parlando tanto con Okabe ci avrà che ne so, io non lo so, potrebbe. Io ho il presentimento che diventa il villain. Cioè, per sentire No. diventa. Non lo so, non penso, cioè, sarebbe veramente. No, vabbè. cadrà in depressione proprio. Succede? Però. Boh. Speriamo di no. Guarda, No, io. ma io non credo che diventerà un No, no, villain. Cioè, no, però è non so. impossibile, come fa? Non lo so, boh. Cioè, per me la rincontra, dai, sul palese. La rincontra. In qualche modo la rincontrerà. Non penso che, cioè, non in questa linea temporale, perché qua è morta, però la incontrerà, dai, su, cioè, non può stare fino alla fine dell'anime che non la incontra, secondo me, cioè, sarebbe troppo. Troppo deprimente. Sì, ma a parte quello, ma senza di lei muore lui, dai, è chiaro. Cioè, ok, è una cosa strappalacrime, però comunque, cioè, con loro ci sta, basta, con loro va bene che è una cosa strappalacrime, punto. A me non piace troppo come personaggio, piace. Allora, dimmi i personaggi più preferiti fino a mo', diciamo di questa serie, non parliamo dell'altra. Dimmi al volo. Allora, vabbè, Okabe, ovvio. Vabbè, Cioè. lui. Ovvio. Allora, a me piace tanto, vabbè, Kurisu, vabbè, Amadeus, quello che è. Suzuwa, perché appartiene in questa stagione è molto, faccio a parlare, è molto particolare, cioè, diversa dalle altre, cioè, qualsiasi cosa, appena un minimo movimento, subito, come detto te prima, Sì. già, nel momento ammazza qualcuno. Ma poi questa rispetto alla prima che abbiamo visto tipo nella prima serie, no? Quella là era, che ne so, era curiosa, un po' tipo diceva che bello Sì, tipo. vero, Questa vero, vero, era no. più curiosa, era più aperta, invece questa qua Questa è fissata no. sull'obiettivo suo, sulla missione è fissata questa. Sì. Sì, è più soldato questa qua rispetto all'altra. Sì, è molto più soldato. L'altra mi sono No, meno. invece l'altra tipo andava sempre in giro con la bicicletta, Sì. È andava un stupenda. po' gironzolando. Cioè, diciamo che questa qua si preoccupa molto di non creare paradossi temporali, invece l'altra non si preoccupava quasi per niente. Vabbè, non è che non gli fregava, però comunque è bello che in ogni linea di universo cambia, cioè, il carattere di ogni, che ne so, di ogni Suzua, di ogni Ocarina, anche le scelte di ogni Ocarina cambiano. Perché se tu devi vedere quei finali alternativi, cioè ogni Ocarina è un po' diverso, nei modi per come diventerà, è un po' cambia tutto. Cioè, è bella, bella sta cosa. A me piace questo Steins Gate, perché un'altra cosa anche. Una cosa che non c'entra niente. Hai notato un particolare? Verso la Dipende che. fine, riguarda Cristina.
alla parola Cristina, ci hai fatto caso che ha detto Karin? Cioè, se è capito perché lui la chiama così, ok, si sapeva, però è bello che lui Ah, si è ok. compilato con Amadeus, cioè nel senso che ha detto, in quel momento lei ha tolto il telefono, cosa, là, Mao, perché lui ha detto, perché mi vergognavo, quindi per questo, dai, poi... Madonna, non so se stai illude. Quella lotta fa così perché per la stabilità mentale sua. Perché se no. Sì, perché Sì, perché lui perde la capoccia di sto passo. Si è già la persa un po'. a me più che altro, cioè, quando rido su sto anime, cioè rido Sì, crepa pelle. perché sono fatte bene, sono fatte. Non so gag di. Cioè, non serve, come si dice. Fa che il personaggio tipo assume una faccia buffa, roba del genere, cioè una faccia tipo di quella caricaturale, insomma, spiegato, non so come si chiamano quelle facce, tipo che su molti anime, tipo che ne so, cambiano, c'hanno quelle espressioni buffe, irrealistiche, no? Qua no, qua le gag sono così, sono cioè sono realistiche. Sono realistiche, sì. E quello Sì, poi forse. Coriso, diciamo, ho colpito quando, cioè comunque sì, anche se sta alla fine dentro un telefono, toh, Sì. o vabbè, o dietro uno schermo, ecco, cioè, me fa ridere allo stesso tempo, cioè, come te posso dire, vabbè, quello che è, cioè, poi mi ha fatto ridere quando tipo, dice, cioè, ha detto delle teorie sul fatto di Cristina. Ah sì, ha cominciato a fare teorie. Cioè, più parla, più lui si rattrista perché gli sembra più sempre più reale che sembra. Sì. Lei è così tranquilla, tanto. Morta, mi prego. Però vedi, Amadeus sa che lei è morta. Forse lo sa. O no? Secondo me non lo sa. Perché non è che ha specificato, sono morta, No, ha detto la me reale, cioè ne ha parlato come se lei fosse ancora viva, in teoria. Quindi secondo me, se metti caso Amadeus scopre che la sua vera persona è morta, cioè lei reale è morta, che succede? Non so. Secondo me impazzisce Amadeus. Succederà qualcosa io per questo sto di non dico che diventa cattiva, però succederà qualcosa quando lei scoprirà che è morta. Secondo me. Penso, Perché Amadeus non si è. Secondo me se mette. Cioè, aspetta, dato che sta dentro. Perché lei ha detto pure che forse potrebbe essere in grado di controllare anche un elicotterino. Cioè, non è che per caso lei, se tante volte scopre che è morta, troverà un modo, una soluzione, diciamo, tramite le tecnologie, sta roba qua, per far qualcosa. Per me fa macelli, per questo ti sto di capito? Perché lei si vede su uno schermo all'inizio della prima puntata, diciamo, Perché alla fine sarebbe un'intelligenza, no? capito? Cioè, perché allora sta dentro un tele, sta, tante volte sta Nei pure sul PC. PC, nei PC. Cioè, secondo me potrebbe capire, se, cioè, potrebbe capitare un altro personaggio, no? Se capita magari un personaggio un po' con male intenzioni, potrebbe far macelli per davvero. Cioè, per capire, controllare tutti, diciamo, Apparecchi materiali elettronici, elettrici, cioè per gli elettronici, sta roba qua, cioè, potrebbe far macelli sono dopo. sincero, Steins Gate non è da personaggi mal cioè non è un tipo di anime che introduce personaggi cattivi che dopo vogliono do dominare il mondo, roba del genere. Non è Oh, così. no. Non è così. Per me, i personaggi che già hanno introdotto saranno fondamentali e non penso ne introdurranno tanti altri. Ah, hai notato una cosa? Un'altra cosa? L'ultima volta, Che cosa? frutteria Okabe. Ah, Quindi, sì. sì, però fateceli vedere, che pizza, fateceli vedere, per me non ci stanno, per me non li fanno vedere però, perché, boh, non lo so, comunque Mayuri l'hai visto, Mayuri? Sì, ma Yuri è strana. È un po' gelosa, un pochettino, cioè, se Sì. non è una Sì. delle, No, perché come te posso dire, quando stavo uscendo con le amiche, no? Stavano due, diciamo, dicevano che
cioè, hanno ipotizzato che Mayuri e Okabe stavano insieme, no? Cioè, lei quando ha detto che praticamente sono solo che siamo solo tanto amici di infanzia, cioè, l'ha detto con quella Malinconia. cioè non ha arrossito niente, cioè non ha reagito, cioè proprio calma tranquilla. È bello Però perché. ecco, E come fanno a però ecco, odiarla? Come fanno a odiarla? Come fanno a odiarla la gente? non si Perché può, no, non si può. la odiano in tanti, per tutto, per quel tutto, beh, per quello la odiano. Non è così. È un bel personaggio, appunto perché non è un personaggio che arrostisce, è molto più intelligente di tanti altri. Cioè, Sì, perché pare un è personaggio. molto, è molto, è molto, molto matura, cioè non sembra, ma è molto matura. No, 9,8 per me. Basta, per me 9,8. No, è 10, 10, 10, 10. 10. Ma Comunque. mi ha messo angoscia alla fine, 10. Okabe-san!